presentata nei giorni scorsi a Livorno, Livorno Civica, l'associazione politica che con tutta probabilità in occasione delle prossime elezioni comunali del 2024 sosterrà il replay di Luca Salvetti alla guida del Comune di Livorno, dopo 5 anni per niente facili, caratterizzati dal Covid, dall'inflazione di guerra e dal tentativo di rilancio della città su base economiche, turistiche e sportive del tutto nuove. L'associazione, promossa da elementi di spicco della società civile come Francesca Ricci, Claudio Puccetti, Stefano Romboli, Barbara Lacomba, Libera Capezzone, non intende rappresentare una stampella dal centro-sinistra, ma una autonoma aggregazione di forze che vuole dare impulso al programma specifico di Salvetti. Facilitata o giustificata dal sistema elettorale maggioritario, Livorno Civica consentirà al candidato di guardare oltre lo scudo del Partito Democratico quando si tratterà di finalizzare scelte importanti come suo ospedale, sistema dei rifiuti, inceneritore, riorganizzazione del sociale e della macchina amministrativa in base ai mutevoli profili di una città in silenziosa e talvolta drammatica trasformazione. Livorno Civica intende intervenire anche sulle diseguaglianze con le maggiori risorse disponibili, rimodellare il sistema dell'accoglienza dei migranti e proporre una sintesi culturale più avanzata che favorisca l'integrazione fra vecchio e nuovo. Ricci, Puccetti, Romboli, Lacomba e Capezzone hanno promosso a titolo personale l'associazione, senza rinnegare per loro stessa missione le appartenenze del passato che quella hanno formato oggetto di qualche polemica.